Apprezzato, dai, apprezzato. Diciamo che è duro con i ringraziamenti, ma apprezzato, raga, palesemente apprezzato. Abbiamo un punto abilità che io mi metterei su come 4 punti abilità. Ma da quant'è che non controllo, perdonami. Oddio, 4 punti abilità. Allora ne dovevo me. Io già mi ero programmato questo. Spalle larghe, incrementa. E lo spazio per componenti da creazione, trappole e oggetti da lancio. Vedete, possiamo contenere in teoria più molotov, più di queste robe qua. Il che ce ne fa creare di più, di conseguenza essere un pochino impostati meglio. Solo che dobbiamo avere lo slot di creazione a livello 1. Quindi un'altra cosa che farei è riduce il tempo della rigenerazione del vigore, oppure incrementa il raggio della vista da sopra. Ah, ma questa già ce l'abbiamo. Raccogliere più piante, raga, perché ho intenzione a momenti di riprendermi la palestra. Per il motivo che ho visto che più avanti si possono fare le frecce tipo incendiarie e varie cose, quindi può essere molto forte la palestra. Incrementa lo spazio per componenti da creazione, sì. Questo me lo metto. E poi su a distanza, magari riduce il tempo di ricarica, consente di ricaricare l'arma mentre scatti, annulla il consumo di concentrazione quando ricarichi, incrementa la precisione. Sì. Diciamo la precisione. E uno su missile, magari. Consente di stordire umani o erranti normali travolgendoli con un attacco in scatto. Quindi, se corro verso di lui, lo travolgono. Questa la provo. Carica taurina. Praticamente devo correre verso di loro. Va bene. Allora, vediamo dove dobbiamo andare. Dobbiamo andare qua. Beh, sono curioso di vedere anche questa storia qui, perché praticamente Schizzo non mi convince. Lo vedete che è sempre quello lì in disparte, che non è mai felice. Questo perché lui non vuole che Iron Mike comandi questa comunità. Non vuole perché per lui è troppo pacifista. Mentre lui è tutto convinto, no? Io riuscirei, comandiamo io e te, mi diceva quando siamo andati sulla miniera. Ok, eccomi qui, che cosa vuoi? Aspetta. Avanti qui dentro. Schizzo, che succede? Beh, se entri lo scoprirai. Ho pensato alla tua proposta. Che vuoi sigillare la caverna a nord dell'accampamento per fermare le orde che attraversano i nostri campi. Ok. Il problema è che Mike non è riuscito a trovare della miccia, o sbaglio? No. Ma io so dove recuperarla. Proprio qui. È impossibile. No, so che cosa pensi, No. capisco, No, è nel ok? cuore del territorio dei ripugnanti. L'ultima volta che Hai sono preso passato le da... medicine che hanno salvato il No! tuo amico. Prendiamo la miccia, salta alla caverna, boom, ciao ciao orda. Era una tua stracazzo d'idea! Senti, hanno sigillato il cazzo di confine, hanno sigillato il tunnel. Se passassi da lì, scoppierebbe una guerra, Senti, ho schizzo. un piano. Tra parentesi, verrò con te. Così ti salvo il culo. Mamma mia, come E nella portami miniera, tutte le tue figlio armi di che una vuoi. Se va bene, non grandissima. servono, ma non si sa mai. Poi raggiungimi qui. Conosco un sentiero che valica Iron Ridge. Cosa? Proprio Stai qui. dicendo? Fidati di me. Cristo santo. Ci stai? Ti aspetto lì. Questa sarà interessante, raga. Aiutare l'accampamento. Vabbè, forse ce la dovremmo fare. Vabbè, potrebbe venire un episodio magari un po' più lunghino, raga, ma molti di voi me l'avete anche chiesto magari di fare episodi un po' più lunghi. Quindi si vede che gli episodi da 20 minuti vi stanno sui coglioni. Quindi dai, dai, anche se uno ci viene. Allora io cerco comunque di ridurvi, no? Il più possibile. Però ci sono delle cose che tipo i filmati, i dialoghi comunque importanti che vanno nella storia principale, non me li posso tagliare, ovviamente. Il mio cacciatore di taglio preferito. Vai a fare il culo. Non me li posso Aspetta. tagliare quelli lì. E quindi di conseguenza aumenta l'episodio, non Stai posso bene? remo. Ti ricordo il luogo dell'incontro, a ovest di Malaqua Lake. Ho capito, ho Sì, capito. ci sarò.
Posso rimuovere il silenziatore, che non mi va di sprecarlo, così c'è quel lupo che adesso mi inseguirà e di conseguenza devo sprecarlo. Dick, sono Tucker. Mi ricevi? Altra missione da Tucker. Tac, sì, sono qui. Scommetto che c'è altro lavoro per me. Faccio un salto, passo e chiudo. Comunque il gioco, raga, io me lo sto giocando proprio al 100%, sto prendendo i collezionabili, sto Andy, sei lì? conquistando tutto il Sì, conquistabile, Dick, perché che c'è? mi sta prendendo. Ho trovato il cane per Boozer. Ha funzionato come avevi previsto. Sono contenta. Sei un buon amico. È fortunato a poter contare su di te. Perfetto. Quindi stiamo andando verso la zona che dovrebbe essere il cuore dei ripugnanti. Qua secondo me ci Fregati, sei facciamo in ascolto. sgamare. Ehi, Ricky. Ti cercavo. Ho ripristinato le... No, di nuovo, Wow, porca era puttana. proprio ora. Porca puttana, loro e le imboscate di merda. Ti Vai a fare cercavo. in Ho culo. ripristinato l'elettricità nella maggior parte del campo, incluso il mio capanno. Grandioso. Ho persino trovato un vecchio scaldabagno. Finalmente riuscirò a farmi una doccia calda. Sì, fantastico. Ehi, ma dove sei? Senti, io e Schizzo abbiamo deciso di procurarci le micce per quegli esplosivi, per sigillare le caverne, ricordi? Porca puttana, non ho Ma dove rottami, ho la siete? moto rotta. L'unico posto in cui trovare delle micce qui vicino è... Ah, Ricky, la tua voce va e viene, non ti ricevo più, ci sentiamo... Non appena ritorniamo. Ah, raga, Dio mio. Sa cazzo di imboscata mi ha spasciato la moto e adesso sono senza rottami. Prendi tutto che magari serve per fare, non so, cosa di strautile. Siamo arrivati. Ma che culo, ma non è che nel filmato abbiamo la moto. Che stai facendo? Il nostro piano è di entrare dalla loro porta sul retro. A piedi? Non si era detto di andare a piedi. Che è successo quando sei entrato a fare casino con la moto? Ehi, non ci vedranno nemmeno. Sì, con te, che vedi due zombie, inizia a Ed è sparare. ormai che mi ha riferito che ti ha inviato a un incontro con Carlos. Un attimo, te l'ha detto il vecchio? No, è che... D'accordo, non è un problema che tu lo sappia, immagino. D'altronde ormai siete parte del campo. Beh, deve essere andato bene, visto che stiamo per entrare, com'è che hai detto? Dalla loro porta sul retro, giusto? Secondo me sta missione, raga, andrà male. L'incontro, intendi? Ah, sì, è andato alla grande. È stato come trattare con delle scimmie ubriache strafatte di fenciclidina. Ma sai che ti dico? Sempre che non ci becchino stanotte, l'accordo del vecchio potrebbe reggere. Anche se io e Boozer ci siamo appena scontrati con loro a Rock Cap. Ehi, Carlos ha detto che è stato un malinteso. Ripugnanti che hanno agito da soli. Ci ha assicurato che non accadrà più. E tu gli credi? E io che cazzo ne so? Sono solo un tirapiedi di Mike, come te. Io sono per i Mike, cazzi miei, non tiro i piedi a l'hai nessuno, hai sentito? capito, stronzo? Sì, lupi. Credi siano infetti? Beh, lo scopriremo presto. Spero di no. Come hai fatto l'altra volta? C'era una vecchia scala di legno, abbandonata dai minatori, speleologi o okay. che. Forza, vieni qui, dammi una spinta. Sei pronto? Vai, vai, sale, sale. Vai! Ci sono. Guardati intorno, vedi se la scala è lì da qualche parte. Non Io darò la potevamo svelta qui. cercarla In prima. fretta, dobbiamo entrare e uscire dal territorio dei ripugnanti entro la notte. Ah sì? Dimmi qualcosa che non so. Non c'è una scala là. Lupi! Occhio! Ci penso io. Oh, cazzo. Ok, poi a me Lupi c'è pure un'abilità che ci permette di È prendere il l'ultimo. doppio della carne.
Schizzo. Però visto che non è che Schizzo, valgono dove diavolo tanto questi sei? animali, vabbè, sai che nel caso. Ci penso io. Lo vedo dove schizzo, guardalo là dietro. Solo che nel caso tipo uccidessimo un orso, è come se ne avessimo uccisi due, la cosa potrebbe essere utile perché l'orso vale un bel po'. Anche perché ci mancherebbe, ragazzi, che ti consuma l'inferno di risorse. L'orso è tipo un po' il colosso zombie, va da uccidere, c'è una bomba esplosiva. Ma come l'ha trovata la Occhio alla scala? testa. Ok. Grazie. Quindi in questo modo noi ci stiamo sbloccando questo passaggio. Guarda dove stiamo andando, su tutta questa zona qui Nei dove che dovrebbe documenti di essere la zona di Mike ho trovato Carlos. una mappa con questi vecchi sentieri del servizio forestale. Iron Mike sarebbe felice di sapere che l'ho visti tra la sua roba. Fin quando non lo sa, non può incazzarsi. Certo. Comunque, come vedi, il sentiero è messo male. Sulla mappa è segnato come chiuso. Ok, fammi dare un'occhiata di qua un attimo ormai. Perché passiamo. Penso che di qui dobbiamo comunque passare. Oh no. Dai, che dimmi qualcosa, figlio di una grandissima zoccola. Dai, in effetti possiamo forse scendere da qui se è basso. Lo vedi? Sì, un falò dei ripugnanti. Ne avevi mai visto uno? No. Loro li chiamano raduni. Danno sfogo a ogni sorta di schifezza. Facciamo il giro. Meglio evitare quegli schizzati. Fanculo, voglio vedere. Hai istinti suicidi? Non più. Senti, voglio solo vedere che combina questa gente. Requiescati in pace, cedi all'oblio e cazzate simili. Ok, ma stammi vicino. Se ci dividiamo, rischiamo grosso. Ti seguo. Seguiamolo. Perché però vogliamo rischiare così? Anche perché comunque in base a questa azione rischia tutta la comunità. Se Carlos sa che noi siamo qua, noi stiamo invadendo il loro territorio. Loro non... Vabbè, sai che loro sono sempre vuoi non vuoi Aspetta nelle un attimo. nostre zone. Quindi. Guarda come tipo fanno da specie dei riti. Specie di rito stanno facendo. Ma semplicemente sono break. Infliggono ferite. Conosco uno che ha subito i loro rituali, o come li chiamano. Mi ha detto che i ripugnanti sono strafatti di fenciclidina o chissà che. Non provano dolore. Prendiamo la larga. Volevo dirlo io. Ecco, vi ricordate che in un episodio vi ho fatto vedere che Sinistra, uno leggere. tipo sniffava No, qualcosa? mai. Neppure io. Per questo Magari. dobbiamo stare attenti. Magari è Se ci proprio vedono, questo. non li fermiamo neanche con i proiettili. Hai ragione. Ma uno ha detto: ho visto gli smarriti, mi ero cagato, ti giuro. Stai giù, stai giù! Merda! Dobbiamo lasciare la strada. Sì. Che sono Forza. completamente Andiamo prima folli che... questi, raga. Sicuro che sei Completamente là? schizzati di cervello. Fidati! Secondo me schizzo o ci fa ammazzare o muore. Beh, la seconda Sicuro non è che se mi lo facessimo questo? dispiace. Sì, perché? Un tempo bazzicavo con la moto da queste parti. Cosa? Mia moglie lavorava qui in un laboratorio di ricerca a est di Iron Butte. Comunque, conosco la zona e sono sicuro che il complesso dei trasporti è nella direzione opposta. Proseguiamo. Vedrai. Peccherino È da Bruno. questa parte. Ah, ma l'ho messa l'abilità che raccolgo il doppio delle piante, ok. Qua c'è una delle cose. Ecco, l'erba dell'orso. Questo posso. Diavolo è stato? Posso Ripugnanti usano i disattivarlo. corni per attirare i furiosi. Morte della Andiamo. tua identità. Chiudi quella fogna, Carlos.
Sacrificati per la libertà. Questi sono un po' come Radio Free Oregon, piccoli dialoghi dei ripugnanti. Sono una sorta di collezionabile, ne ho già disattivati tre con questa. Sentirai il dolore. Sì. Cristo santo. No, no, lasciali. Non siamo qui per iniziare solo una un secondo, guerra. Solo un secondo. Qualcuno, mi prego. Forza. Dai, Qualcuno dobbiamo mi andare. aiuti. No, non lasciamo in pasto ai furiosi. Cosa? No. Ehi, non siamo. Non possiamo abbandonarla. Noi non siamo venuti qui per questo. Merda. Sì, ok. Ma appunto, mica ha detto, ma veramente. Magari non ce la portiamo dietro, almeno gli diamo la possibilità di salvarsi. Ce l'ho. Le gambe rotte. Non può resistere a lungo. Non gli spaccano le gambe, anche se si liberano non possono correre. Dobbiamo muoverci. Fallo e basta. Ehi, tesoro, tesoro. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Tranquilla, è tutto ok. No, vabbè, ma come si ci può fidare una persona? Cioè, Dobbiamo tagliare da qua. non si può fare un accordo con una persona del genere, ragazzi. C'è poco da fare. I ripugnanti sono peggio dei furiosi, ragazzi. Cioè, almeno queste cose sono tutte infettate. C'è un motivo se reagiscono così. È un virus, una malattia, quello che cazzo volete. Ma loro è proprio. C'hanno problemi e basta. Tutto Questi ok? probabilmente anche Sono prima stato di tutto questo erano fatto la cosa schizzati. giusta. Va bene. Rallenta, non sappiamo che c'è dentro. Va bene, lui riesce. Vediamo. A quest'ora della notte non abbiamo nulla da temere. Non sparare. Perché cazzo devi sempre sparare? È incredibile, insomma. Non l'ho visto. È stato così veloce che. Fare il culo, non l'hai visto. Lo ci fai Sì, sgamare. succede. Già. Ehi, Dick, ti devo un favore. Sul serio. Ah, non preoccuparti. Ora. C'erano dei materiali. Guardalo, guardalo il Dimmi se coso possiamo passare elettrico. da qui. No, non mi convince. Forza. Va bene. Ma dobbiamo proprio. Abbiamo scelta. Sei pronto? Ma cazzo. Tira. Passa sotto, io la No, reggo. no, 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 vai tu, ce l'ho. Vai. Vai, vai, vai. Ehi, tienimela! Oh, merda. Accidenti! È bloccata. Tira! È bloccata! Ok. Non fa niente, senti, tu fai il giro. Prova ad aprire la porta laterale da dentro. Ma che cazzo? Dick! Dick! Eh,
Fermi tutti, fermi tutti. Che ne dici? Allora, ti è piaciuto? È pieno, però la maggior parte l'abbiamo fatta, ragazzi. Già 7 ne abbiamo eliminati. Che dici di questo? Ok. Andiamo piano. Ce ne sono un casino, raga. Ah, Dio mio, questo episodio è un po' lungo, raga, ma è troppo piccolo. Aia. No. Capo. Sana lui. Oh cazzo. Poi ancora. Oddio, il salto della vita. E l'ultimo. Vabbè, lo eliminiamo così. Questo si sta preparando. Farmi l'agguato. Ci speriamo un kit. Posso salire di qui? No? Forse di qui. No, ci sarà un altro modo. Apriti, porca puttana. Quale sarà l'altro modo? Vediamo, magari possiamo ora salire sopra gli scaffali. Ma che diavolo? Sono rimasto chiuso in un magazzino con un mucchio di larve incazzate. Come credi che vada? Ok. Apriamo la porta e facciamo entrare il test di cazzo qua. Andata. Ok, ecco, la porta è aperta. Per la miseria. Stai bene? Sì, solo una piccola larva, eh? Dai, non perdiamo tempo. Cerchiamo la miccia. Ma io posso creare pure più bende? L'ufficio del capomastro è lassù. No. È lì che la tengono. Ah, fantastico. Come ci arriviamo? Ah, forza, ti do una spinta. Aspetta, vuoi che vada per primo perché temi qualche brutto incontro? Ah, mi hai beccato. Forza. Sì, ok. Questo episodio, oddio, scusa, io faccio le premute e si mette dietro scritto. No, atti osceni in luogo pubblico. Su. Ok, su. Accidenti. Tieni, occhio alla testa. Ah. Perfetto. Apriamo sta porta. E speriamo che siano queste, Mitch. Ehi, deve essere questa. Bingo. Tieni aperto, io la prendo. Non sono i cosi della nero. Non posso farlo io, cos'è? Non ti fidi ancora? In realtà mi fido. Adesso. Avanti, andiamocene. È la stessa cosa che ci dava O'Brien. Scherzo, comunque, volevo ringraziarti. Ma di niente. Per essere venuto con me e avermi dato una mano. Cazzo, non... No, dico sul serio, non eravamo esattamente i benvenuti allo Lake. Ehi, piantala, ok? Questa non si può ancora aprire, stavolta. Beh, comunque è troppo semplice, raga, che nessuno ci ha sgamato, mi pare una minchiata, non è successo. Andati all'accampamento, perché non... Che cazzo fai? Mi spiace, fratello. Non avevo scelta. Ma che cazzo... No!